cominciare vorremmo sapere nome e cognome e data di nascita. Pedrucci Luigi, 1929. E vorremmo sapere cosa ricordi in generale della guerra. Le date della guerra, perché quando sono venuti qua, hanno circondato la vendita, hanno cominciato a sparare la prima volta e hanno ferito questa persona. Luci Ugo. Poi dopo questo Nardi Amandino, i tedeschi l'hanno preso per in inglese e lo cominciano a picchiarlo, a menare via, con moschetti. E lo volevano l'hanno portato giù alla piazza per ammazzarlo. Poi dopo giù la sala, hanno ferito queste persone che stavano in giro in campagna, poi dopo giù la sala hanno trovato questo inglese, sapevano che c'erano stati i ribelli, e allora hanno fatto levare le vacche, e queste persone erano tre inglesi, due erano liberi e sono andati via, quest'altro che era zoppo, che non poteva camminare, è stato lì ferito, e l'hanno preso, gli hanno dato le sigarette, tutti contenti, poi dopo quando sono partiti, dopo pranzo, sono andati giù verso Cascia, e l'hanno fatto calare dal camion e l'hanno ammazzato, capito? E se ne sa andare, ecco, questa roba qui. Cosa ricordi della guerra che ti ha segnato maggiormente? Ricordo di questa bomba che avevano lasciata giù lungo la strada, su Andalusia, e c'era una persona che l'ha vista e l'ha portata qui al paese. E là c'era uno che stava studiando lì sopra al monte e gli disse: guarda, mettela per terra che tanta gente ci sta e tanti ne ammazza. Allora, e l'hanno lasciata lì, però questi ragazzini dopo che andavano a scuola hanno pensato da spartisse questa polvere. Allora si è incontrato una guardia comunale di Cascia che la doveva portare via a Cascia, e invece questo, invece da portare a Cascia, l'ha riportata giù in mezzo alla strada, e questi l'hanno ritrovata, questi cinque ragazzi, e dopo questi colubattela dicevano che se volevano risparmiare la polvere, e colubattela questa bomba ha scoppiato e l'ha ammazzati tutti. Uno solo che è rimasto ferito, che l'ha portato all'ospedale di Norcia, e fino a là è arrivato e poi è morto. Allora l'ospedale di Norcia, e questi invece li portano alla Castellina, e dopo pranzo l'hanno liberato, e lungo la strada, perché c'era la strada vecchia, c'erano altri giovanotti che facevano il cambio, no? Non potevano ingollarsi da Norcia tutti quattro soli. E quando noi, dopo si tornò qui, era tutta la gente, diciamo, a strillare, le madri dicendo, ci hanno chiappato pure i figli, questi tedeschi. Hai capito? Ma che età avevano questi ragazzi? Il più grosso aveva 14 anni. Da 14 anni mi sa, la data proprio non mi ricordo, lo più piccolo. Insomma, il primo era 14 anni, che poi se vedi giù alla pietra, li vedi la data, capito, di questi cinque ragazzi. Ma prima, diciamo, dell'arrivo dei tedeschi qui alla vendita, com'era la situazione, diciamo, a livello economico? C'era una crisi, diciamo, come la viviamo al giorno d'oggi, oppure prima si viveva, diciamo, con poco, si viveva meglio? Beh, si viveva meglio, perché poi la questione che è stata questa, che quando venivano sti porchi dei ribelli, per colpa sua ci sono venuti su. Quando è la prima volta che sono venuti qua, giù al Ponte Fogliano, c'era uno de Fogliano, ma sì, che era fascista, però era Mario De Santis, che gli dice: guarda, non fate danni su a quei paesi, che sono paesi tutte persone per bene,
però quelli non fregava niente, quando arrivarono qui cominciano a sparare a mirare a cammino. E che ricordo hai invece dei, piuttosto che dei tedeschi, dei fascisti? Che ricordo hai dei fascisti, persone, diciamo, come erano nei vostri confronti? Erano vestiti chila, così, diciamo, non è che da soldato, via, diciamo. E sti ribelli erano come così, come noi, ma sti fascisti erano con la divisa, con la... i tedeschi specie erano tutti con la divisa da... Ma a livello umano, diciamo, i fascisti li hai trovati un po' più... Perché i fascisti, da un modo, però quando venivano i tedeschi, i fascisti non venivano, poi erano mischiati, perché tanti pure stavano mischiati sui ribelli, e poi te venivano con i tedeschi e i fascisti, capito? Perché ci stavano pure i ribelli, gli slavi, perché mi ricordo che gli slavi c'erano qui, gli slavi qui, e allora a tempo così, e la cantavano con una canzone, diciamo, Italia bella, fascisti con tedeschi, via che traditori, d'Italia va di fuori, cantavano. Questi. Ma diciamo, quando finì la guerra, arrivarono anche qui gli americani? No, vennero uguali i tedeschi fino al 40, dopo il 44, perché nel 44 è scoppiata sta bomba, e dopo ci sono stati più di quasi 15 giorni qui, come per riposo, via, capito, in vacanza. Ma andarono via da soli, diciamo, decisero di andarsene da soli, oppure anche loro furono scacciati dagli americani? No, no, gli americani, dopo questi che sono rinati via, che dopo sta guerra, che gli americani sono nati tutti contro ai tedeschi e ai fascisti, e allora, diciamo, chi l'hanno ammazzati, perché dicevano, questi tedeschi, quando dicevano che stavano qui, dicevano, noi rimanere pochi, però dice noi moriamo tutti, ma però gli italiani ne rimangono pochi, perché gli italiani prima stavano insieme associati con i tedeschi, e invece dopo hanno urtato la faccia, e gli sono nati tutti contro, l'Italia, l'Inghilterra, tutti contro la Germania, capito? E allora per forza loro si sono battuti, e poi dopo hanno dovuto... e dare le dimissioni, via, capito? Noi vorremmo approfondire in particolare la storia della bomba, di questi ragazzi che sono rimasti vittime, se ci volesse approfondire. Sì, questi della bomba, diciamo, uno che ha parlato fino all'ospedale, ha chiesto quelli che l'hanno portato là all'ospedale se chi ci stava con lui, e gli disse i nomi di questi ragazzi che stavano lì con lui, che erano, insomma, questo si chiamava Luciano, quello che è morto là a Norcia, e c'era Gioacchino, che era il più grosso, il fratello sempre del... però quello si riconosceva solo mezza faccia, perché il resto era tutti i pezzi stritati, gambe, tutto, solo mezza testa riconoscevi che era... quella persona, capito? Quest'altri invece chi le buteva le pore, chi le gambe, e chi le gambe, chi le buteva le pore, sta roba qua. Ma tu hai prestato soccorso ai... Beh sì, perché io ne venivo da campagna, insomma, da su verso su di corsa, insomma di corsa, perché se entrassimo sulla bomba che ritombola tutta sta valle. E poi della gente si incontrò che De Norcia era della fiera, e di altri paesi verso Cascia, Voce, sta roba qui, venivano con le bestie, con le mule, sta roba qui, che rinnavano a casa, e sta bomba era scoppiata, e questi tocco passare mezza ai campi con queste mule. C'era un altro qui che stava a lavorare con le vacche, pure giù, che veniva pure da giù,
che andiate bene pure a lui, se no rimaneva pure lui con la bomba ammazzata. Dopo ce n'erano, c'era qui Benedetto, mio cugino, con un altro, e Laurina, mia zia. Laurina stava lì, come hanno fatto le case nuove lì, perché lì prima le case non ci stavano, stava a fare l'erba per i conigli, per le vacche. E là chiamo questo Pippinello, si chiamava questo che sta qui, e mio cugino Benedetto, da gli aiutare. E là tanto, e si salvarono, se no morivano pure quelli. A posto dei 5 devono essere pure 7, capito? Via. Con lo batterà questa bomba, ha scoppiato e ha ammazzato questi 5 ragazzi. Difatti giù la pietra ci sta 5 martiri, perché erano tutti piccoli. Questa targa è stata... Come fatta, stata? Fatta la data 1944, e ci ha messo i 5 martiri. Realizzare, è stata realizzata. 5 monelli, perché se capivano quel lavoro non succedeva, via. Perché se davano ascolto a questa persona che stava lì, e allora può darsi che questa bomba, che poi dopo c'è per che fa questa guardia comunale, invece da portare la cassa l'ha rilasciata giù in mezzo alla strada, e questi l'hanno ritrovata. Dicevi invece di un maestro che aveva fatto... Il maestro ha fatto questa pietra, l'aveva fatta fare, l'ha messa e tutto quanto, perché, diciamo, era lui maestro di questi ragazzi. Diciamo, queste comunque esperienze vissute ti hanno segnato, ti hanno cambiato la vita in qualche modo. Ah, è cambiato, diciamo. Magari fatto vedere la vita sotto un'altra prospettiva. No, boh, no, non l'ho fatto questo. Soltanto di questa pietra, dopo giù fatta questa immaginetta, tara, dopo sono stati seppelliti tutti in buca, tutti 5 insieme, dopo quando sono morti i genitori, l'hanno riscavati e l'hanno messi sull'ossario dei genitori. E dove sono stati, diciamo, sepolti in precedenza i ragazzi? Qui a Campo Santo da Vendita, alla Madonna e Corona, via. Sì, perché poi c'erano due, Luciano e Gioacchino, l'hanno messi insieme do star padre, capito? Dopo quest'altri invece l'hanno messo sull'ossario, perché altre casse differenti. A parte la tristezza della guerra, c'è qualche episodio che ricordi con più allegria? L'allegria bene, perché venivano, circondavano a Vendita, e questa gioventù, quelli che scappavano, li chiappavano, li facevano ritornare indietro, perché se no rimazzavano, perché circondavano il paese e non se ne accorgeva nessuno. Vanno che questi potevano, dice, guarda che ci stanno i tedeschi, già avevano circondato tutto il paese e non potevano scappare. E là ci stavano Ugo, che sarebbe stato un socero di Gigi, di Luigi, via. Stavano sopra la soffitta qui da mio zio, a dormire e mangiare dentro, perché non potevano scappare, perché avevano paura che i tedeschi li portavano via. Poi specie quando passavano stizzuzzi dei fascisti, era ancora peggio. Noi che eravamo, eravamo sempre sotto i 20 anni, toccava a rifugiarci pure noi, perché avevamo paura pure noi. Perché dopo, dalla ritirata, toccò portare le bestie su Avviezzo. 7-8 giorni stassimo su, perché cominciano a rubarsi le bestie a Griano, e noi per non farle rubare eravamo portate sulla montagna e stavamo giorno e notte su, capito? E ci raccontavi invece di una scena, diciamo, quasi comica con un tedesco che aveva bevuto. Ce la puoi raccontare? Che? La storia di questo tedesco che si ubriacò. Questo tedesco che si era imbriacato
ieri, parlando con gli altri tedeschi, e questo se ne rendete giù la piazza, capito? Se per la sbogna che porta, casca pure per le scale, e qui da mio zio, capito? Noi ti ringraziamo per il tempo e per l'intervista che ci hai rilasciato. È stato poco.